È incredibile che Stewie finalmente abbia detto la sua prima parola e che sia stata quella. Le donne del mio gruppo del vino delle mamme mi staranno giudicando. Dovrò iniziare a bere vino a casa da sola. Iniziare? Non oggi, Chris, non è il giorno adatto. Ad ogni modo, quest'influenza ha decimato l'ospedale e siamo seriamente a corto di personale. Non ti piacerebbe essere un infermiere? E posso indossare quel pigiama verde per tutto il giorno? Sì. Allora ci sto. Non ho mai aiutato nessuno prima d'ora. Beh, a parte quella volta che hai preso l'ultimo pezzo di pane. Oh, hai preso me. Sono stato ignorato e rigirato e quasi raggiunto tante di quelle volte che non credevo sarei mai uscito. Allora cosa mi metti sopra? Gelatina? Formaggio cremoso? Magari burro di arachidi? In realtà voglio usarti solo per schiacciare un ragno. Oh, che schifo, che schifo, che schifo. Benvenuti a tutti al nostro annuale talent show. E a chi ha scritto palle calde sulla mia fronte mentre facevo un pisolino in auto, tanto poi ti trovo e anche molto presto. La nostra prima artista di oggi è Meg Griffin. Così è molto peggio. Benvenuto, siamo contenti di ospitarla, John. No. È qui quella ragazza che porta quegli short e girochiappe? No, si è trasferita in quella scuola alternativa. Ah, e sapete se lì fanno una festa stasera? Cosa? Non se ne può andare, non ha ancora mangiato la torta. Sulla torta c'è scritto sei più forte della Chemio, Helen. Era in offerta al discount. Non è stata più forte della Chemio. Ehi, sto ballando sul tavolo, la situazione è stata... No! Chissà da dove proviene la parola padrino. Non lo so, forse iniziò col padre di Dio. Pronto? Ehi, papà, ho scritto un grande show per tuo nipote Gesù. In realtà ne è la star. Che ne pensi? Oh, che discorsi, ci sto, certo. Quando sarà il grande show? Venerdì santo. No, non dire venerdì. Ah, lo temevo. C'è una specie di poscritto della storia. Magari puoi seguire quello. Certo, puoi scommetterci. Sarà domenica. Oh, ma mi prendi in giro. Nessuno ha mai niente da fare il martedì. Ora devo andare a una riunione, ma buona fortuna con quella cosa. Beh, a questo punto prometto che sarò gentile con mio figlio. Meg, questo è ridicolo. Sappi che tuo padre e io ci amiamo moltissimo. Lois, la cassetta del pronto soccorso. Volevo mettere una pizzaglia nel forno, ma mi sono bruciato la testa. Nell'armadio, scaffale in alto. Oh, quella valigetta? La portavo al lavoro per sembrare un uomo d'affari. Ferma l'ascensore, ferma l'ascensore! Scusate. Qualcuno può premere un pulsante qualsiasi? Non lavoro qui, sto solo facendo lo scemo. Peter, tu hai mai ucciso un uomo? Secondo Reddit ne ha uccisi 39, ma mi sembrano pochi. Perché lo chiedi? Tanto per fare conversazione. Chris, perché tu hai questo bambino sconosciuto molto più piccolo con cui non hai niente in comune? Non andate in camera tua a passare un po' di imbarazzante tempo insieme? Ok. Ti va di andare di sopra a rompere uno dei miei giocattoli così posso picchiarti? Volentieri. Ehi, non toccarlo! Mamma! Ha bloccato il mio pugno e mi ha colpito! Sapevo che sarebbero andati d'accordo. Ci sono voluta 6 ore per spazzare questa immondizia, ma almeno non è stata fatica buttata al vento. Ehi! Che cosa ho fatto? Questo non è Big Mouth, non lo vedrete. Ho un pacco per Stewie Griffin. Sei all'inizio o alla fine del turno? Sono esattamente a metà. Oh, bello, mi dispiace. Benvenuto alla nona buca. Non ci posso credere, è vero! Io sono Stewie e da oggi io sarò tuo marito. Slata. Saremo le nostre persone in eterno. Brian, vorrei presentarti la mia fidanzata ordinata in Ucraina, la futura signora Zlata Griffin. Ma c'è un cadavere là dentro. Sì, te ne mandano due in caso una muoia. Era mia sorella. Le hanno staccato il braccio a morsi. Baby, non devi mangiare la gente, abbiamo il cibo.
Muoviti, alza questo braccio. Andiamo, andiamo, dritte le dita. Dai, spingi adesso, spingi. Lascia fare a me. L'altro braccio. Quasi fatto, il pollice, sposta il pollice, spingi. Ecco, l'autista guida il bus e dice zitti, 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 zitti un po' che ci penso io. Stai ancora cercando la tua altra famiglia? Sì, denunciarono la mia scomparsa subito prima che Peter mi trovasse. Credo sia importante comprendere chi sono queste persone. Sì, come potrebbe fare un antropologo. Vedo che hai digitato patrimonio degli Anderson col punto di domanda, come mai? Scusa, torna indietro. Qui hai scritto piedi degli Anderson, figlia degli Anderson, età della figlia degli Anderson. Caspita, Brian! Gli Anderson nudi? Frena Florence Anderson nuda alle bocce che somigliano agli occhi. Truggi, mi piacciono i tuoi pantaloni verdi. Oh, grazie, li ho trovati piegati in un gabinetto. Voglio dire, compro solo pantaloni da aziende che donano lo stesso modello a un paese del terzo mondo. Corri a casa con questi preservativi militari in dubbio scaduti. Assicurati che li usino! Ciao, sono Serena. Lei è Lily, lei è Grace. Come va? Ciao! Sei interessata a giurare per l'Alpha Delta P? Sì! Ho saputo che fate le feste migliori! Ti abbiamo aspettato per tutta l'estate! Siamo felici di averti finalmente con noi! Fammi uscire di qui, sono tutte fuori di testa. Non entrare nelle Alpha Delta P, non lasciarti incantare. Non ti distingui dalla massa. Sono balorde, Meg, sono davvero balorde. Bene. Non mi hanno scelto. Hanno eletto Ape Operosa Frederick. Frederick! Non intendo toccarti, rilassati. Comunque, il punto è che così non va, Rupert. Non riesco a focalizzare, a concentrarmi. Chiaramente il mio lavoro ne risente. Senti, siamo entrambi adulti. Condivideremo l'affido di Simon. È meglio se glielo dico io. Simon? Sai che mamma e papà ti vogliono tanto bene, vero? Però hanno tanto bisogno di stare un po' da soli. Simon! 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 Ho vinto una motosega! Cosa? Di cosa stai parlando? Una signora sta regalando le cose di suo marito perché si è ucciso con un colpo in testa. Oh mio Dio! L'ho vista quella signora, lui ha fatto bene. È così che abbiamo avuto il divano. Tutti i mobili di questa casa sono il frutto di suicidi natalizi. Donna, avevano anche un megafono! Non so perché, ma avevano anche un megafono! Cleveland, è ora di pranzo! Che cosa voglio? Sandwich! Quando lo voglio? Adesso! Non mangio la zuppa Lipton! Va bene, Stewie, sei pronto? Wow, il dottor Hartman ha fatto un ottimo lavoro. Già, dovrei stare a letto con impacchi di ghiaccio per stabilizzare il tutto, ma non mi perdo il giorno della foto. E non dovresti ascoltare il medico? Brian, so cosa faccio. Il prossimo. Uno, due, tre. Oh mio Dio, Tyler, ma te la ricordi? Certo che me la ricordo. Non sei venuto molto bene. In compenso sono venuto bene poco fa. Buon pomeriggio da Tom Tucker. La notizia principale è che le rivelazioni sull'eroe cittadino Pawtucket Pet continuano a sconvolgere Cog. La città è divisa sul fatto di abbattere o meno la statua nel parco. Anche i piccioni che ci fanno la cacca hanno un dilemma morale. Cosa ne pensate del fatto che la statua è su un terreno pubblico? Non... Il postino è un mio amico, voglio fargli prendere un infarto. Chris, fai un selfie con me. Voglio postare una storia sulla morte di Meg. Ehi, Chris, ho notato che stai ricevendo un sacco di attenzioni. Un batti 5 abbraccio? Caspita, sì! Tieni duro, fratello! Io lo farò, fratello! Chris, le chiavi della macchina per la scuola guida. Puoi usarla quando vuoi. Wow, fico! Avete visto, ragazzi? Se stessi usando la macchina per la scuola guida a scopo personale, non avrei mai dato le chiavi a Chris. Sarebbe una vera e propria follia, non potrei tornare a casa. Più tardi me lo dai un passaggio?